Eccoci qua, mister. Un 1-0 meritato, insomma, ve la siete guadagnata sul secondo tempo. Primo tempo forse equilibrato. Come l'ha vista? Ha avuto paura dopo il rigore sbagliato alla fine? Sì, perché noi gli ultimi minuti abbiamo sempre delle difficoltà. Dopo il rigore, dopo un'azione cercata, aver creato il rigore al 94esimo, mancava un minuto alla fine. Se si fa gol lì, si chiude la partita, si sta più tranquilli. Però, insomma, la squadra, ho visto che al secondo tempo in campo era più organizzata del primo, anche se nel primo, come possesso di palla, c'eravamo noi. Dopo, magari a livello di conclusione, siamo andati solo due volte. Loro ci hanno impensierito un paio di volte in tutta la partita, però diciamo che i punti, la squadra che meritava di vincere sicuramente era lo Peter Gira. Sì, effettivamente due occasioni per parte nel primo tempo, con due interventi per parte dei portieri e due palle a fil di rete esterna. Cosa ha spezzato l'equilibrio nel secondo tempo? Ma forse la voglia di vincere, la voglia di continuare a fare risultato. Io ho visto fra il primo e il secondo tempo una squadra motivata, una squadra che aveva voglia di portare a casa il risultato e ci ha provato in tutti i modi, anche se tante volte erano un po' disordinati, però diciamo che la squadra si è organizzata bene, tatticamente siamo riusciti a sistemarsi bene in campo, a creare quelle 3-4 occasioni che ci hanno permesso alla fine di far gol. Su quella più difficile è uscito un gol. Direi capolavoro da parte del nostro Mioli, poi peccato che abbia sbagliato il rigore. Cioè, questa seconda vittoria di fila per voi, terza di fila importante, seconda con sono squadre rimasto. importanti, Cioè, sì, ma no, beh, sono tutte importanti, ma nel senso importante intendevo come avvicinamento a grandi passi alla zona playoff. Noi la prima cosa che io dico sempre ai ragazzi è intanto levarsi fuori dalla zona play-out, perché la squadra è stata un po', diciamo, rifatta. Abbiamo mandato via 6 persone, abbiamo preso 4 e abbiamo cercato di andare in cerca di punti cardini. Fino adesso mi sembra che ci siamo riusciti. E il girone di ritorno è partito col piglio giusto. Il girone d'andata creavamo tanto, facevamo pochi gol e il primo tiro in porta che prendevamo gol. Adesso un po' ci aiuta che la fortuna. Io dico che il girone d'andata dovevamo avere 3-4 punti in più. Adesso magari stiamo esprimendo un buon calcio e abbiamo 10 punti, magari abbiamo recuperato qualche punto che abbiamo perso. Sì, allora per concludere adesso forse guardate un po' più avanti che indietro. No, io vedo che siamo a 6 punti dalla zona di retrocessione e io mi preoccupo sempre dietro la squadra. Giocherà sempre per vincere, perché io non voglio mai che la squadra giochi per fare un risultato che può essere 0-0 o difendere un risultato. Diciamo che noi cerchiamo partita dopo partita di vincere. Se vinciamo tanto sicuramente andiamo in playoff, Bene. se vinciamo poco sicuramente andremo a mischiarsi sulle zone basse della classifica. Grazie, mister.